Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parleremo di temperature. Per questo nuovo appuntamento con Approfondiamo Insieme parleremo di temperature di servizio dei vini. Quando dobbiamo servire un vino è molto importante rispettare la sua temperatura di servizio. Questo perché? Perché contribuisce anch'essa al farci percepire o meno diverse sensazioni. Allora, per cominciare facciamo subito un piccolo distinguo tra alcune voci, alcuni termini che voi potrete sentire quando sentite parlare ad esempio di temperatura di servizio. Allora, sfatiamo ad esempio il primo mito, quello della temperatura di servizio a temperatura ambiente. Ecco, dire temperatura ambiente non ci aiuta a definire una temperatura corretta. Perché? Perché ovviamente se pensiamo al Polo Nord oppure al deserto del Sahara, capite benissimo che le due temperature ambiente sono completamente differenti e sicuramente nessuna delle due è perfettamente adatta per poter servire un vino. Quando sentite parlare di temperatura ambiente, normalmente si intende una temperatura di servizio che va tra i 18 e i 20 gradi, che normalmente è la temperatura che si ha in una stanza in una giornata magari di primavera nelle zone temperate, quando magari non c'è né una giornata molto calda né una giornata molto fredda, quindi una giornata diciamo di media temperatura. In realtà sarebbe più preciso parlare di temperature di servizio diverse a seconda del vino che andiamo a degustare. Un altro fattore che è da tenere in considerazione è quello delle due temperature estreme, cioè il caldo e il freddo. Questo perché? Perché se parliamo, ad esempio, se beviamo un vino a una temperatura troppo fredda, quindi magari tenuto in frigorifero o peggio ancora tenuto in freezer, quindi con quasi un principio di congelamento, ecco che noi andiamo ad attenuare completamente molte sensazioni gustative e daremo maggiore spinta normalmente alle note più sapide e alle note più amare. Quindi da una parte c'è una sorta di intorpidimento che non ci farà ben distinguere tutte le varie sfumature e dall'altra invece avremo un aumento delle sensazioni magari un pochino più sgradevoli, soprattutto quelle amare, che normalmente sono quelle che possono un po' più dare fastidio. Invece di contro una temperatura molto alta accentua quelle che sono normalmente le caratteristiche più dolci, quindi potrebbe far risultare il vino eccessivamente stucchevole, oltre che comunque quella sensazione di vino caldo che, a meno che non stiate bevendo un vin brûlé speziato, ovviamente non è molto piacevole a sentirsi appunto a livello degustativo. Quindi ogni vino ha una sua temperatura, non bisogna esagerare con il freddo, ma neanche esagerare con il caldo. Al massimo si può stare un po' sopra o un po' sotto per compensare eventuali temperature del locale o del luogo, del posto, dell'occasione in cui serviamo il nostro vino. Oppure si può fare per giocare un po', come dicevamo prima, sulle note, quindi per far magari percepire di più le note amare piuttosto che fare altre scelte. Però da qui partiamo per andare a vedere più da vicino nel dettaglio una piccola carrellata sulle temperature di servizio normalmente che hanno i vari vini. Ecco, allora, come sempre la distinzione è nelle quattro grandi famiglie, come abbiamo già visto ad esempio per i bicchieri. C'è una differenza fra bianchi, rossi, spumanti e vini passiti e liquorosi. Allora, di base, se possiamo dare una prima grande, diciamo, distinzione, normalmente i bianchi prediligono una temperatura un po' più bassa, mentre invece i rossi privilegiano una temperatura un po' più alta, così come anche i vini passiti e liquorosi, proprio perché
fanno aumentare quelle caratteristiche soprattutto di dolcezza per quanto riguarda pasticci e liquorosi, che appunto privilegiano una temperatura un po' più calda. Mentre invece gli spumanti sono molto più simili ai vini bianchi, quindi prediligono delle temperature un po' più fresche. Ma quanto fresche? Ecco, quindi partendo dal vino bianco possiamo dire che normalmente una temperatura di servizio di un vino bianco è normalmente fra i 10 e i 12 gradi. Ecco, questo diciamo che è lo standard. Poi ovviamente ci sono delle differenze. Questo perché? Perché a seconda ad esempio dell'aromaticità oppure anche dell'acidità, perché anche l'acidità è, seppur non direttamente ma in parte, influenzata dalla temperatura, si può stare o un pochino sotto o un po' sopra. Facciamo degli esempi. Ad esempio, se vogliamo dare ad esempio degustare un vino più giovane, staremo appunto più sui 10 gradi, mentre quelli meno aromatici li possiamo andare a servire anche a una temperatura un pochino più alta, 12 gradi. Questo perché? Perché il calore potenzia l'effetto aromatico, quindi va a estrarre quello che diciamo è mancante. Invece magari nei vini un pochino più giovani oppure vini un po' più aromatici si può stare con delle temperature un po' più fresche. Quindi cosa si fa per ottenere questa temperatura più fresca? Se non avete la possibilità di avere una cantina refrigerata, molto semplicemente basta prendere la vostra bottiglia, metterla in frigo e avere l'accortezza, essendo che normalmente la parte più bassa del frigo è attorno ai 4, 6, 7 gradi, l'accortezza è quella, oppure quella della parte della porta frigo, quindi dove c'è il portabottiglie, avere l'accortezza di tirarlo fuori magari dal frigo un quarto d'ora, 20 minuti prima del servizio. A questo punto avrete una temperatura sicuramente ottimale. Questo ve lo consiglio specialmente d'estate. Passiamo invece ai vini rossi. Per quanto riguarda i vini rossi, la temperatura sale. La temperatura dei vini rossi invece è attorno normalmente ai tra i 14 e i 18 gradi. 14 siamo più per i vini un po' più giovani, 18 anche addirittura a volte 20 gradi per quelli più corposi, più strutturati. Questo perché? Perché esalta il calore, esalta sempre il discorso aromatico e attenua un po' le note di astringenti, le note amare. Come abbiamo visto prima, l'amaro è favorito dal freddo, quindi normalmente il vino rosso ha una tannicità che ha delle note un po' più amare, e quindi cerchiamo di attenuarle, renderle più morbide, più rotonde con il caldo. Quindi temperatura di servizio, abbiamo detto, tra i 14-18 gradi, quelli un po' più strutturati possiamo arrivare anche a 20. Qui consiglio che vi posso dare è, per allora, se siamo in autunno oppure in inverno, eccoli, temperatura ambiente va bene. Normalmente in casa dovremmo avere una temperatura da legge tra i 19 e i 21 gradi, quindi di fatto la bottiglia dovrebbe stare a una temperatura corretta. Se invece ci troviamo in estate, anche qui il vino rosso lo si può mettere in frigo, ma a questo punto va tirato fuori dal frigo con un po' più di largo anticipo, quindi magari anche un tre quarti d'ora, un'ora prima, in modo che raffreddandosi lentamente vada a raggiungere la temperatura di servizio desiderata. Quindi anche qui attenzione come sempre alle temperature. I vini invece spumanti, allora vini spumanti, anche qui, ecco, qui possiamo stare con la bolla, sicuramente è più piacevole berli abbastanza freschi. Ecco, qui possiamo stare anche intorno agli 8-10 gradi, che sono sicuramente temperature adatte per questi vini. Ecco, magari un pochino più d'accortezza, faccio un esempio: se vi trovate uno spumante magari rosso, frizzante, dolce, come può essere ad esempio il bracchetto, ecco, che ad esempio un caso che vi può capitare, ecco, lì si può stare anche una temperatura leggermente più alta, proprio per
essendo che la caratteristica del brachetto è la dolcezza, per accentuare la dolcezza stiamo un pochino più alti di temperatura. Poi invece, se abbiamo ad esempio degli spumanti fatti con il metodo Martinotti-Charmant, quindi un esempio, non so, il classico prosecco, tanto per intenderci, sicuramente stiamo tra gli 8 e i 10 gradi. Invece se beviamo magari un metodo classico, ecco qui dipende molto, detto che se rimaniamo fra gli 8 e i 10 gradi non sbagliamo, anche qui possiamo stare un pelo più alti, intorno ai 12 gradi, in modo da far sviluppare gli aromi. Ricordiamo che gli aromi, quelli secondari soprattutto, e terziari, sono molto più favoriti dal caldo che non dal freddo. Quindi tenerlo un pochino più alto di gradazione di calore ci permette di prediligere queste sensazioni aromatiche. Arriviamo infine ai vini passiti e liquorosi. Allora, anche qui ricordiamoci che sono abbastanza, in alcuni casi abbastanza alcolici, soprattutto i liquorosi hanno una gradazione alcolica abbastanza rilevante. Quindi se si preferisce magari valorizzare le note dolci del vino, allora in questo caso staremo fra i 14 e i 18 gradi. Bisogna ricordare che l'alcol anche lui ama molto il caldo, quindi aumentando il dolce si aumenta però anche la sensazione, la percezione alcolica del passito del vino liquoroso. Se invece vogliamo stare più, vogliamo favorire magari la freschezza, oppure se abbiamo dei vini particolarmente dolci che quindi col calore rischierebbero di diventare stucchevoli, ecco che stiamo su delle temperature un po' più basse, fra i 10 e i 14 gradi. Magari se avete un passito molto giovane, molto fresco, ecco, anche qui si può stare anche sotto o attorno ai 10 gradi, 8-10 gradi. Questo perché? Perché ne aggiungeremo la nota fresca e ridurremo però la percezione alcolica, che appunto può essere abbastanza spinta e coprire il resto. Quindi, di fatto, dovendo riassumere, arrivando alla conclusione del video, quindi abbiamo visto: il caldo fa aumentare la percezione aromatica ma anche le note dolci, il freddo fa diminuire la percezione alcolica ma aumenta le note sapide e amare. Bisogna tener conto della temperatura del locale in cui ci troviamo e della stagione. Dobbiamo tener conto che i vini spumanti e i vini bianchi prediligono più temperature fresche, e invece i vini rossi e i passiti o i vini liquorosi prediligono più le temperature calde. Attenzione all'uso del frigo: va bene l'uso del frigo non avendo la cantina, ma accortezza nel tirare fuori per tempo la bottiglia prima di servirla, in modo da raggiungere la temperatura adatta. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Come sempre, se vi è piaciuto, un mi piace è gradito, iscrivetevi al canale e condividete questo video con i vostri amici, così magari eviterete delle brutte sorprese quando vi inviteranno a cena e così vi serviranno la temperatura corretta del vino. Vi saluto lasciandovi le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.